siete qua, buongiorno, non vi trovo più, ma buongiorno dalla vostra Pina in quel di Baviera, Germania, sempre con me The Drummy Man. Mi trovo nel paesino di Nordlingen, che è famoso perché 15 milioni di anni fa un meteorite crollò qui, creando un cratere gigantesco, e nel cratere è nata la città di Nordlingen. Questa è la mappa della città di Nordlingen e, come vedete, questo qui è il cratere del meteorite e qua ci sono delle cinte murarie che si possono percorrere a piedi tutto intorno. E adesso non ci resta altro che andare ad esplorare la città di Nordlingen. Ciao! Altro caffè, una pochettina caffè così. Avete visto che carina che è Nordlingen? Come cavolo si pronuncia? Tra l'altro è una di quelle poco considerate nelle guide della Roma Express, invece veniteci perché è veramente muy muy carina. Invece che prendermi la solita briochina inutile, mi sono presa questo fantastico pezzettino di pane con i semini di zucca. Qui fanno buonissimo il pane in tutta la Germania, ma a maggior ragione in Baviera, con i semini di vino, con i semini di zucca, con i semini di cereali. Prendete il pane o il brezel o quello che vi pare. Il caffè non lo sanno fare, ma chi se ne frega. La cosa non so spendere invece, non parlano un'acca in inglese. Cioè, i tedeschi sicuramente parlano in inglese, invece in Bavaria. Rotenburg per gli amici, perché non riesco a dirlo tutto, che è una cittadina medievale, già si vedono le mura, e questa è una delle città proprio tipiche della Bavaria, quindi non ci resta altro che andare ad esplorarla insieme. Io adesso ho leggermente due lineette di febbre, temo, ma voi non fateci caso, quindi straparlo. Rotenburg è senza dubbio la cittadina più graziosa che si incontra lungo la Romantikstrasse. Le strade di Rotenburg hanno il sapore unico della Baviera, con le facciate in stile diversi, i balconi ricchi di colori e tanti negozietti di artigianato dedicati al Natale. Da non perdere la Marktplatz, la piazza del mercato, luogo di incontri e di tante fotografie, grazie al Rathaus, il grande edificio del municipio, particolare perché ha una facciata gotica e una rinascimentale. E a girare i paesini medievali ti viene fame e quindi bisogna assaggiare assolutamente il tipico dolcetto della Bavaria. Tanto fritto, tanto colesterolo, ma super yummy! Puntiamo a questa pasticcera qua che viene gli Schnitzelballen. Gli Schnitzelballen sono delle palle gigantesche, guardate rispetto alla mia faccia. Questa qui che ho preso io è fatta con marzapane e vaniglia. Non so neanche come si mangia. Praticamente sa di le nostre chiacchiere con un po' di cioccolato. Cioè è buono, eh. Una botta. E questo dolcetto qua, queste balle, in realtà poi le fanno di tantissimo tipo, c'era la crema allo champagne, c'era la vaniglia, c'era con le mandorle, ricoperte di cioccolato. Se volete una botta di colesterolo tipica bavarese. Però è molto casinina, ci sono un sacco di negozietti natalizi, dove però sinceramente la roba costa veramente un botto, e quindi la lasciamo lì, perché 20 euro un addobbo di Natale di legno, quando negli Stati Uniti costavano 10 dollari, anche no. Sono un po' così oggi, sì, perché ho perso anche gli occhiali per fare una foto foliage con l'autunno, abbiamo dovuto scavare nelle foglie, ma l'abbiamo recuperato, il Giammi non mi sopporta più oggi, uffa, quindi io mangio, che è meglio, va? Never doubt it's true, I am not forgotten you. You're the one on my mind. And I could spend the winter too, as long as I'm there with you. Cause you're on
ho visto il presepe della mia vita. Ho visto il calendario dell'avvento della mia vita e era fatto da 3 trenini, tutti in legno, con locomotiva, per la modica cifra di 179 euro. E quindi l'abbiamo lasciato lì. Ma c'erano anche delle cose che ci sono alla fiera dell'artigianato a Milano e costavano il triplo. Quindi, bah. Vabbè, poi tra l'altro ce ne sono veramente tantissime, hanno tutti la stessa roba e costano tutti uguali. Quindi cartello, cartello, altro che scambio, economia. Sono le 5:30 ed è già notte, non c'è più luce, quindi adesso, anche adesso, il problema è che non riesco a farvi vedere tutto. Che poi l'Istria è un'altra molto carina, perché già sembra una città delle fiabe, con questa luce, questa poca luce, ancora di più, perché ci sono tutti i lampioncini accesi, è molto carina, però appunto non riesco a farvela vedere, sapere la loro chiesa. Però non lo so cosa posso farvi vedere. Io ho perso il giambi. Oh mio Dio, ho perso il giambi. Comunque mi piace un sciacquo. Sembra essere la casa di Babbo Natale. Vedete con queste lucette qua com'è tutto molto carino. L'inverno deve essere spettacolare, magari con la neve. Guardate che bellino. Che bellino, che bellino, che bellino. Voglio i baffi solo per fare così. Prosit. Ci siamo fermati perché un po' che giriamo, si sono fatti, fa freddo. Come io già mi aveva freddo, non c'è più nessuno in giro, c'è gente che sta già mangiando. Ora basta voce perché siamo pochissime, siamo sul bancone. Quando dico che siamo sul bancone, intendo che siamo sul bancone, cioè qua c'è la spillata la birra. E questo qui è il localino. È tutto in legno. Perché lì si mangia, invece mi sta prendendo la birretta e quindi ci ho messo sul bancone. Però carino. Ci sarebbe così da mangiare qua. Però non posso mangiare le 6:30, dai. Siamo usciti dal localino, si sono fatte le 7, la luce è sempre più bassa. In realtà non sono riuscita a farvela vedere tutta, perché stamattina siamo andati prima in un altro borghettino, poi perché appunto avevo perso gli occhiali, quindi ci abbiamo messo un botto a cercarli e la luce se n'è andata. Uffa, uffa, uffa. Adesso siamo vicino, cioè nei pressi dell'altra porta, perché ovviamente ne ha 4 di ingressi. E questo qui è l'altro ingresso della città di Rottenborg. Sempre altro campanile e altre casine molto carine. Il problema è che, come dicevamo, non c'è assolutamente luce. Nianda, nianda, luce. Eccola qua. Rottenborg by night. Sono le 8 di sera. Non c'è in giro nessuno, c'è il coprifuoco in questo paese. Abbiamo mangiato, non ho potuto filmare niente per non disturbare gli altri. Ho mangiato una pumpkin soup con le carote, buonissima, e poi una verzona ripiena di un po' di carne trita. Io pensavo fosse tutto già vegetariano, papà schincia. E già mi si è preso di nuovo gli spätzle, che sono tipici della Bavaria. Cioè, intorno a me il nulla. La gente se n'è andata a dormire. E allora, dato che stiamo anche noi diventando tedesche, un bacione. Metti un mi piacione. Iscriviti al canale. Buonanotte! Ehi, fermo, non scappare, il viaggio non è finito. Ci sono altri travel vlog che ti aspettano sulla Romantic Strasse. La mia passione è viaggiare, se anche la tua, iscriviti al canale. Tantissimi viaggi ti aspettano. Per itinerari e consigli, visita il blog pienalapeppina.com. Ti aspetto. Ciao!